Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube. Eccoci qui al primo, diciamo, tentativo di gameplay decente. Io spero che vada tutto bene, spero davvero che mi stiate vedendo bene. Vi dico che questo è il primo tentativo, infatti partiamo già subito. Io vi dico che il gioco l'ho già finito, infatti vedete, questo l'ho già finito una volta, siamo su Resident Evil 3 Remake. Ho deciso appunto di iniziare con questo perché l'ho finito anche da poco, in modo da non avere la memoria da brativo, ma considerato la mia memoria sicuramente non mi ricorderò già più nulla. Facciamo infatti storia, facciamo nuova partita. Io lo faccio in modalità assistita perché lo sapete che i miei gameplay sono di intrattenimento, intanto sono fuori fuoco con la webcam. Raccusate, Dente Starza, passati gli ultimi mesi conducendo indagini in privato per scoprire la verità dietro un drammatico incidente, non sa ancora quale nuovo incubo la attende. Appunto, sta parlando dell'incidente della villa. Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Stanno verificando incendi. Sono pesanti. Era venuto dal volto completamente sfigurato dalle ferite. È stato dichiarato lo stato. Queste sembrano palesi immagini dei telegiornali. Questa no, perché l'Umbrella non esiste, quindi. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. Ma certo, ma guarda. È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Resident Evil 3. Ok, adesso tocca a me muovermi. Ecco, voi già vedrete che qui adesso siamo in prima persona, ma non vi preoccupate perché vi dirò che all'inizio ho avuto anch'io la paura nel mio corpo, perché credevo davvero di doverlo giocare in prima persona e non che mi sarebbe dispiaciuto, anzi. Qui c'è la porta luce, adesso se devo andare qua. Ecco, apri però. Bestia. Ecco qui la nostra Jill Valentine. Ah, ecco, devo chiudere. Sai dopo le bollette che ti arrivano dall'acqua? Stai scherzando? Oddio. Sì, qua lei pensa di essere infetta perché comunque nella villa del Resident Evil 1 sono venuti a contatto comunque con il virus, quindi di conseguenza. Però, figlia bella, a quest'ora ti saresti già trasformata. Babba mia, che brutta cosa. Ecco, prendi la pistola e sparati in bocca. Stai mettendo anche troppo comunque. Ale, questo chiaramente era un sogno, se no il gioco sarebbe finito qui e noi ce ne saremmo andati a casa. 60 euro, non nel mio caso perché me l'hanno regalato, buttati via! Questo incubo mi perseguita.
Eh sì, perché lei ha paura di essere rimasta esposta. Altri tre giorni, poi dirò addio a questa città. Che tre giorni? Scusa Gioia, ma c'è già l'inferno qua fuori. Io andrei via proprio subito now. Poi sono io probabilmente la santa. Minchia Gil, ma dormi? Ma come cazzo fa a dormire questo in mezzo a sto casino? Mamma mia. Ok, allora, qui c'era qualcosa da leggere se non ricordo male. Ah no, devo fare tutto in un preciso ordine. Allora, vediamo un po'. Allora, ecco qua appunto c'è la prima cosa da recuperare. Minchia pasticche, questa è una drogata, madonna Jill. Quante pillole. Io andrei a farmi un controllino, non lo so poi. Mamma mia quanta roba. Ecco il famoso cappellino. Ecco qui, non so, abbiamo dei poster. Ride with Norman Reedus. Questo non è Norman. Questo era solo perché Carol si sta guardando questo gameplay. Allora, adesso dovremmo, se non sbaglio, ecco qua, c'è chiaramente l'annuncio che siamo già sotto attacco. Io me ne andrei subito now, poi accendiamo la luce qua, adesso... Ecco qua, leggiamo un po'. Rapporto di Jill. Sono già passati 2 mesi dall'incidente provocato dall'Umbrella. A causa della mia sospensione, le indagini non sono proseguite come speravo, perché sappiamo che Irons è corrotto, il capo della polizia. Molto probabilmente questo rapporto su ciò che ho scoperto sarà il mio ultimo lavoro come agente Stars. Posso solo sperare che aiuti a far scoprire la verità. Le persone infette sembrano trasformarsi in zombie. Vabbè, io ve lo lascio qua un po' lentamente. Al limite mettete in pausa e ve li leggete, ecco così, perché io l'ho già letti. Vedete, noi che siamo sorpresi dall'incidente non mostriamo ancora alcun sintomo. Non è chiaro se sia dovuto a un lungo periodo di incubazione o perché ci siamo rivelati immuni all'infezione. Sembra una cosa del Covid. Dobbiamo rimanere allerta anche dopo la conclusione delle indagini. Credo di stare bene, ma non dovrei essere troppo ottimista. C'è sempre la possibilità che l'incubazione duri più a lungo di quanto precedentemente ipotizzato. Ma no, non siete, non credo che siano, non sono infetti. Allora, qui cosa c'è? Appunti sulle indagini, vabbè. Questo uno solo ve lo lascio qua. Danni ingenti alla città. Allora, qui cosa c'è? Lettera non inviata. Sento prigioniera nella mia stessa casa, vedo spesso degli uomini nell'edificio dall'altra parte della strada osservarmi, li avevano mandati Irons o sono dell'Umbrella? Non che questo faccia molta differenza, so cosa stanno cercando di fare, vogliono sfiancarmi mentalmente, tormentarmi, ci stanno riuscendo, ho perso l'appetito e anche il sonno, sento che sto impazzendo, mi sento come un morto che cammina. Devo andare da questa città, andrò, ti allego i documenti in mio possesso, troverai sempre se questa busta ti arrivi intatta. Io... penso che qui lei stesse scrivendo a Chris Renfield, anche perché o a Barry Barton, o a lui o a Barry Barton. Qui appunto abbiamo un bigliettino, un altro biglietto, l'ultimo, grazie a Dio. Messaggio da un collega. Ehi fenomeno, come te la passi? Non riesco ancora a credere che Irons ti abbia sospesa. Dovrebbe dovuto darti una medaglia per essere uscita viva da quell'inferno a luglio. Comunque immaginavo che avresti continuato a ficcare il naso. È successo tutto così in fretta, vorrei continuare a tenere un basso profilo per la mia sicurezza. Spero che tu non ce l'abbia con me per questo. Gli Stars erano l'orgoglio del nostro corpo. Quando il capo ci ha sciolti, ho davvero pensato sarei rimasto disoccupato. Sì, ma li ha sciolti perché Iron semplicemente era corrotto. Gira voce che sei per lasciare Raccoon City. Immagino che tu non abbia preso bene questa cosa della sospensione dal servizio. Promettimi solo che starai attenta, l'Umbrella non se ne sarà di certo con le mani in mano mentre cerchi di combattere la loro organizzazione. Ripeto, guardati le spalle G. Brad Wickers, questo appunto era anche lui un membro della Stars. Ho pensato di inviarti questo messaggio tramite il fattorino così che nessuno potesse intercettarlo. Goditi la Baxi Pizza con salame. È da parte di tutti i colleghi. Sì, se l'hai voluta, ne ho mangiata manco, ne ho mangiata metà. Metà, mamma mia Jill. Ok, adesso dobbiamo tornare al cesso per attivare la terza persona, non chiedetemi perché. Ok, accendiamo la luce. È un pulsante, non ti mangia. Chiudi l'acqua, non la chiude. Ed eccola qui in tutto il suo splendore. Vedete che continua a controllarsi il viso, a toccarsi per vedere se ci sono sintomi. Ok, 28 settembre, Raccoon City. Telefono. Che diavolo?
telefono. Telefono. C'era anche qualcosa qua. Ah sì, il frigo. Sì, sì, arrivo un attimo. Arrivo, con calma. Team, servizio clienti. Abbiamo da proporle una fantastica offerta. Jill, stai bene? Brad, cosa c'è? Cosa c'è, Brad? Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo. Vattene via da lì. Ora, subito. Ok, fammi prendere. Boom! Minchia, è arrivato. Eccolo. Qua è arrivato proprio di botto, madonna. Eccolo. Minchia, che legnata. Che legnata. Dai, Jill. Sì, sì, spara. Sì. Oddio. Mi hai tolto un po' del nastro adesivo. Madonna. Che legnate. Ecco, voi qua, io qua non posso fare nulla. Posso solamente. Che cazzo era quello? Posso solamente scappare. Perché è come il Tyrant. Madonna. Io poi ho l'audio sparato a manetta. Devo andarmene da qui. Oh, madonna! È incazzato come una iena! Aiutatemi! Ma cosa? Come faccio ad aiutarti? A malapena aiuto me stessa! Mio Dio! Sì, tu volevi andartene tra 3 giorni, Jill? Ma quando mai? Dai! Devo fare qualcosa? No, fa tutto lei! Andiamo, Jill! Correggete! Ma no! Che legnate! Come questa donna non sia ancora morta con tutte ste botte che sta prendendo? Ok, sì. Oddio! Affanculo! No, perché molti jumpscare non me li ricordo, eh! Non me li ricordo! Anche se ci ho giocato da relativamente poco. Comunque, allora, molti hanno criticato questo gioco, ma graficamente è spettacolare. Cioè, sì, Stars, sto gran cazzo! Ho dato le dimissioni, mi hanno sospeso! Ah, oh, meno male. Lascia la città, sì, ci riusciremo fra 7 ore. Da questa parte! Brad! È Brad, sì, me lo ricordavo. Stai bene? Non ne ho proprio idea. Pare che ce l'abbia con gli unici 2 Stars rimasti in città. Tu e io me la squadro. Guarda Tito, più tempo passa, più siamo fottuti. Sì, questa voleva andarsene fra 3 giorni. Ma dove? Come è potuto succedere così in fretta? Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. Comunque, una cosa che... direi. Comunque, perché lui era alla villa, Ehi, aspetta! Siamo qui! Dannazione! Non posso crederci. Come ha fatto l'infezione a propagarsi così? Brad, stai attento! Si arrampicano! Di qua! Quanti cazzo sono? Quanti cazzo! Cazzo, quanti sono! Sì, poi sta ragazza è messa malissimo. La porta sul retro, vai! Cazzo! Merda secca! Dobbiamo andarcene, Brad! Avanti, sappiamo come finirà! No, ti prego! Siamo ancora una squadra! Certo. Allora non mandare tutto a puttane come me. Vai! Ecco, questo è già il primo cambiamento, perché nell'originale... Perdona. Nell'originale Brad veniva ucciso dal Nemesis, che non compariva subito now come qua. Ecco. Scusami. Tanto lui non è che serva tantissimo, Jill. Ecco, qua un'altra. Abbiamo preso una pistola e siamo già... Oh, madonna. Ma io scappo. Mica, ho già finito i colpi.
di qua. Tu, nel vicolo, raggiungi il tetto del parcheggio. Va bene, arrivo. Ok, ok, arrivo. Arrivo. Signore, sta bene. Ah, questo è il cicciottone che c'era anche nell'originale. Sì, questo era il cicciottone stronzo che nell'origine. Dimmi come si chiama? Non posso lasciarla qui. Sono Dario Rosso. Ecco, e dovevo metterci un italiano. Scommetto che vuoi solo fregarmi il rifugio. Sai, a Dario. Guardatelo, dolcezza. Darione, dolcezza. Lo sai cosa ti dico? Vattene a stravaffanculo. Munizioni? Meno male. Ah beh, comunque ho già anche l'altro che aspettate, perché avendolo, facendolo in modalità assistita, lo so che baro. Lo so che sto barando. Allora, aspettate che devo ricordarmi. Ecco, scelta rapida. Lo mettiamo qua. Ok. Perfetto. Lo so che baro, però ragazzi, io se devo fare dei gameplay voglio intrattenere prima di tutto. Scusate poi se la webcam è fuori fuoco, ma non riesco a rimetterla a fuoco e adesso ho altro a cui pensare. Ok. Daffanculo. Sei uno stronzo. Stavo dicendo che, prima che mi interrompessero, perché mi interrompono sempre, Brad veniva ucciso dal Nemesis nell'originale, che non arrivava subito. Now! Ma io vi faccio fuori. Sì, ma Jill, è di qua. Ah, ma me l'ha messa la mira assistita? Ok, a me basta buttarli giù, poi... adesso stiamo andando al tetto del parcheggio. Ah, tanto succedeva uguale. Una cosa che mi piace, che sarà una stronzata, è l'abbigliamento di Jill. Nel gioco originale ho sempre trovato un po' irrealistico il fatto che lei facesse tutto con minigonna, un top allacciato e un top senza maniche. Sì, e voi pensate che noi riusciremo a salire? Esattamente. Sarebbe stato troppo facile. Ecco Lotz. Ok, giù. Come, scusami, levati dal cazzo. Dai, batti cazzo. Io certo, vogliamo fare fuori il Nemesis con una cazzo di macchina. È ma va. Turno, stronzo. Ok, R2. Madonna, se vibra il joystick. Lo sto tenendo premuto tantissimo. Porca puttana ladra, che dolore impressionante. Ma come questa non sia morta, povera stella. Dicevo, l'abbigliamento qui è molto più realistico. Io nell'originale l'ho sempre trovata abbastanza strano. E sarà una stronzata, ma a me sta cosa piace moltissimo. Minchia, corri Jill, scappa Jill. Jill, scappiamo, ma veloce. Forza bella. Poi devo dire che in questo remake Jill è veramente un personaggio cazzuto come dovrebbe essere. E non posso fare nulla, non mi dà da sparargli. Madonna quanto sei brutto. Eccolo. Carlos. Sì. Sì, crediamoci. Sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos. Ti porto via da qui. Coraggio. Ecco. Anche il look di Carlos qua è molto diverso. Ma ci sta. Io devo dire che ho preferito questo Carlos a quello dell'originale. Vi dirò la sacrosanta verità. Così come ho preferito anche Jill. Qui Jill è veramente un personaggio cazzuto. Forse siamo al sicuro.
Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Qui dove? Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Ehi, non muovo, sai. Capisco. Ehi, cosa diavolo è quel mostro? Non lo so. Mai visto nulla di simile. Ma non è un zombie. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Non adoro i tipi ostinati. Per niente. È tutto tuo. Tranquilla. Sei in buone mani. Sono della divisione contromisure minacce biologiche dell'Umbrella. UBCS. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Chiamo gli sparo! Sei voi la causa di tutto questo. Ehi, ehi, ehi. Cosa vuol dire? Sei libera di non fidarti. Ma io devo andare al rifugio. Vieni con me. Sì, tecnicamente i UBS, vabbè, quelli lì, questo qui di Carlos, non sanno nulla dell'attività dell'Umbrella, assolutamente niente. Loro sono stati mandati lì per salvare i cittadini, non sanno assolutamente niente. Carlos poi in primis. Capitano, alla signorina serve aiuto. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ah. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire, mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio, non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, Superstar. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Oh, stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra. Troverai dei rifornimenti. Ok. Ecco, lui la chiama Superstar. Cioè, io poi adoro come hanno reso il loro rapporto. Vabbè, come creare le munizioni, ragazzi, lo so già. Ecco, qua le munizioni per la mitragliatrice che non fanno schifo mai. Adoro come hanno veramente concretizzato il rapporto tra Jill e Carlos, perché nei giochi originali, parlo anche del 2, non davano molta importanza alla storyline e alle relazioni tra i personaggi, nel senso... le loro interazioni non gli davano molta importanza. Invece in questi remake, una cosa che ho sempre apprezzato tanto, anche nel secondo, era appunto che i personaggi avevano molta più caratterizzazione. Guardate, vi lascio un attimo questa, così se avete voglia di leggerlo potete farlo. Gli hanno dato molta più caratterizzazione, perché sapete, nei giochi originali, quelli del 98, non è che era molto importante. Bastava che mettevi... Cosa c'è? Sono ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Ecco, in pratica sono diventata la schiava dell'UBCS, o come cacchio vi chiamate, bestie.
E questa è una cosa bella, cioè non soltanto abbiamo graficamente un gioco spettacolare, ma allora, pianta rossa, che vabbè, c'ha comunque i suoi cambiamenti, giustamente. Io prendo tutto, prendo tutto, prendo tutto, tutto quanto io piglio tutto. E anche devo poi trovare. Ecco, la cosa figa è che qui vi ricordate le gemme che erano due, quella rossa e quella blu. Qui invece servivano per aprire un determinato cancello. Invece qua hanno messo questo. Forse potrei riuscire a farlo funzionare se solo trovassi qualcosa da dire. Chi è? Date giù che c'è il treno. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Ah, schivate, come devo ricordare, LR1. Ecco così. Ah, che basta. Ah! Bastardo! Da dove sbuchi tu? Non mi ricordavo mai. Vedete, molte cose non me le ricordo. Io mi ricordo i procedimenti, mi ricordo dove andare, cosa fare, la maggior parte delle volte, insomma, le cose più importanti. Ma le cose come questi, jumpscare, non me li ricordo mai. Oh, da giù, bestia. Quante volte poi non siamo. Allora, io. Ma mi serve. Ah, cazzo, mi serve il grimaldello per entrare qua. Finché non lo trovo. Che palle. Non mi... Ecco, per esempio, io adesso ho lapsus. Non mi ricordo dove caspita è il grimaldello. Polvere da sparo, che schifo, non fa. Carlo, se sono nella strada principale, che faccio? Vedi dei grossi tralicci? Io devo arrivare lì. Rendetevi conto. Il alla tua destra. Perfetto. Quindi forse il ridicolo in fiamme. Forse. Un tipo come te è abituato alle situazioni scottanti, no? Ma che fa? Mi sfotte, che bastardo! Io sto a far culo per voi. Beh, oddio, anche per me stessa. Io voglio andare via da qua. Oddio. Ma che forza hanno, poi, ma manca in The Walking Dead. Vabbè, dai, gira, aspetta, adesso ci allontaniamo un momento. E spariamo al barile. Ecco, ce n'è rimasto uno. No. Ok, ho controllato se c'era la... Oddio! È ancora vivo, non l'ho controllato! Questo non l'avevo controllato. Anche tu? Sul serio? Headshot! Il primo headshot del 2021. Allora, mi pare di dover andare prima di qua. Madonna, qua c'è qualcuno che sta facendo il pranzo. Ma sì, prendiamola. Non si butta via niente. Vedi di restare giù, io. Ecco. Fatto male? Si è fatta male, signorina? Spero tanto di sì. Ok, andiamo. Ho fatto la cagata, perché qua torno... Qua torno giù al vicolo. Ho fatto la cavolata. Devo tornare indietro un attimo. Sì, avevo sbagliato strada, ecco. Cioè, non è che avevo sbagliato strada. Dovevo comunque andare in quella, da quella parte là. Ok, allora qua c'è un povero disgraziato che si è... Diario, tac. Acqua cure, sì, vabbè, io non ho... Ecco, polvere da sparo, facciamo già delle munizioni per la pistoletta che sono un po' pochine. Ecco, così ne abbiamo 50 e siamo più tranquilli. Sì, io qui, grazie a Dio, le prime volte mi ero già segnata tutto. Quindi io la combinazione ce l'ho appunto qua il documento aperto sul mio telefonino. Perché appunto io me le salvo poi per ulteriori altri gameplay. Dopo 25.000 tentativi, non so quanti me ne ho fatti vedere, siamo riusciti finalmente ad aprire sta cazzo di cassaforte.
Ho avuto anche dei problemi con la webcam. Io veramente non so cosa gli prende ultimamente. Ok, adesso dobbiamo un attimo dare un'occhiata qua. Ecco, ma t'ho sentito. Tu ti sei fatto sentire. Ok, controlliamo se... Madonna, poi sti rumori. Ok. Madonna, sembrava che ci fosse qualcuno. Poi sti rumori sparati nelle orecchie, voi non potete capire. Guardate. Sì, sì, li tireremo fuori, come no? E che infatti qua c'è il bar, che qua c'era. Ok, posto. Andiamo. Ecco, comunque ci sono proiettili, tutta roba che può sempre servire. Ah no, mi serve il grimaldello, però qua in cucina. Oh, c'è un punto di controllo e c'è anche questo che mi potrà sembrare poco utile. Intanto facciamo, cominciamo a fare un po' di munizioni per il pompa, perché tra un po' ci serviranno. Ecco fatto, questa è la prima gemma da mettere lì appunto. Allora, infatti mettiamo, no, mettiamo già via le munizioni per il pompa, mettiamo via anche questa e questa qua. No, perché vi dico che mi servono, anzi, aspettate un attimo, piuttosto teniamoci questa e mettiamo via di scorta questa qua. Qui combiniamo. Perfetto, così abbiamo liberato anche quasi un altro buco. Ah, ecco, mi servono le tenaglie. Spero di trovarle, di ricordarmi dove sono, soprattutto. Ma io te lo so che ti rialzi. Ah no? Sì, si rialzerà tanto, si rialzerà dopo. T'ho visto. Sta giù. Giù devi stare, bestia. Allora, no, qua è ancora... Questi devono essere gli uffici della metro. Sì, però non c'è corrente, quindi qua è ancora presto. Allora, c'è il tubo antincendio. E qua c'è il fucile, ma io non c'ho le tenaglie. Non ho le tenaglie per prendere. Non ho ancora trovato nelle tenaglie, nel grimaldello. Penso che saranno tutte più avanti. Boh, spero. Spero di non aver dimenticato nulla. Ma non penso, perché comunque cioè, sto andando dritta all'obiettivo. Quindi non è che... Ma speriamo. Io comunque adesso mi faccio un altro giro di controllo. Ecco, qui, se vi ricordate, nella demo usciva il Nemesis. Qui non dovrebbe, almeno spero, non dovrebbe comparire qua. Non mi pare. Nella demo sì, nella demo compariva qui, ma perché era la demo, quindi di conseguenza dovevano farlo comparire. Devo spegnere. Lo so che dobbiamo spegnerlo, Jill. Sì, va bene, madonna, sti menu. Jill, provetto pompiere. Ok, io spero adesso di... Se trovo qua le tenaglie... Ecco qua, allora, prima di andare a scatafascio, prima di andare a quel paese... C'è qualcuno? Sì, ma Gilla, a noi non ce ne frega una stramazza di niente per adesso. No, il grimaldello comunque non è qui. Per adesso non c'è... Andiamo a prendere subito! E dico subito, quel fucile a pompa de sta gran funciazza.
Ok, credo di avervi tagliato la parte in cui sono tornata indietro, ma ho preso il fucilozzo a pompa, perché schifo non fa. Granata frammentazione. E non posso più portare nulla, quindi io mi uso... Aspetta un attimo, perché... Ecco. No, minchia, un colpo! Ecco, ah, fanculo. Ecco. Chi c'è? Dai, dai, lo so che stai arrivando. Su, vieni, fatti battezz- fammi battezzare il fucile a pompa. Ecco. Ok, eravamo arrivati qua. Io sono tornato indietro che ho preso il fucilozzo a pompa. Adesso un attimo metto via la polvere da sparo e tiro su le cartucce per il fucile. E già che ci sono, aspettate un attimo. No, vabbè, teniamo, c'era una piantina singola di casi di emergenza minima. Ecco, qui le tenaglie, sono andata a prendere le tenaglie e con le tenaglie sono andata a prendere il fucile. Non ve l'ho fatta vedere quella parte lì perché sennò sarebbe stato... Sei della UBCS? Sì, fai piano. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Okay, fammi vedere. No, 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 aspetta! Che cazzo hai fatto? Che... Non lo sapevi. Non potevi saperlo. Che rammolliti gli starci. Ecco perché siete quasi tutti morti. E tu chi cazzo sei? UBCS? Vi ammazzate tra voi? Si sarebbe trasformato. Hai intenzione di morire giovane, per caso? Torna subito alla stazione della metro. Non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti. E questo era Nicolai, signore, il più grande stronzo sulla faccia della terra. Ecco, qui appunto c'è anche un altro cambiamento. Nicolai nell'originale era il capo della squadra degli UBCS. Invece qui è uno stronzo di prima categoria. Proprio un bastardo che vuoi vederlo morire malissimo. Ma dov'è il grimaldello? Io non me lo ricordo più, ragazzi. No, forse mi sta venendo un lapsus. No, i cani! No, i cani! I cani, i cani, i cani, i cani! I cani li odio, i cani li odio, i cani li odio. Ok. Mamma mia, no, i cani non li sopporto. I cani sono... Però qua devi farli fuori per forza. Se no ti tallonano fino alla morte. Ma dove? Ah, poi mi perdo la porta. Ok. Ecco. Se non sbaglio, il grimaldello dovrebbe essere in questa zona. Ah, pensavo mi stesse arrivando alle spalle. Ah, eccola lì, un'altra cagna maledetta. Scende dalle scale. Ah! Non l'ho controllato, non ho fatto tempo a controllarla. Te però ti controllo subito. Ok, direi che è morto. Tu mi sa di no, eh? Ah, che palle! Sì, che poi mi fa premere la X, ma non funziona niente. Io questo comando... Ecco, infatti adesso mi prendo... Ah no, sono ancora sana, meno male. Adesso sei morta? Porca Eva, son piena. Vabbè, lasciamole qua per adesso. Perché se non so, io sopra c'è un baule. Adesso vado e vediamo. Oh, piantina rossa. Vabbè, prendiamola e la combiniamo. Comunque, schifo non fa. Cosa c'è qua? Proiettili per la mitragliatrice. Che schifo non fanno. Eccoci qua. Ah, infatti qua c'è un marsupio, meno male, ma...
Bene ragazzi, allora io direi che per oggi possiamo concludere qui, perché voglio andare piano, perché comunque questo gioco è molto rapido, quindi non voglio finirvelo solo in due gameplay. Quindi interrompiamo qui, adesso dovremo ripristinare qua, se non sbaglio, la corrente. Quindi adesso appunto salvo. Adesso salviamo e io penso che questi gameplay saranno un appuntamento a settimana, a meno che appunto non mi ritrovo senza niente da pubblicare, allora magari ne faccio due, però non penso, perché avendo sempre comunque qualcosa da registrare, trovo sempre comunque il modo di tenere occupata la settimana la maggior parte delle volte. Penso che saranno o il giovedì o il venerdì, quindi l'appuntamento di oggi si conclude qui. Io spero che questi gameplay vi piacciono. Vi mando un bacio enorme. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella. Link in descrizione della pagina Facebook Carry l'Italia, dedicata ai Walking Dead, che poi siamo anche a tema. E link del mio Instagram, dove tengo costantemente aggiornata sulle attività del canale. Ma tenete d'occhio anche la sezione community, perché metto aggiornamenti anche lì. Se questo gameplay vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su e condividetelo. Un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Resident Evil 3 e la nostra Jill, che si fa sempre un gran culo rispetto agli altri. Ciao a tutti!